Un libro che io ho trovato molto interessante di John Stuart Mill è il saggio del 1859 sulla libertà. Noi ci soffermeremo su un paio di questioni, e cioè che cosa intende John Stuart Mill per libertà. Egli, da buon liberale, intende la libertà di fare tutto ciò che non nuoce agli altri, quindi è una libertà assolutamente ampia che non comporta alcuna restrizione se non nella misura in cui il mio comportamento costituisca un danno per gli altri. Per tutto il resto, il cittadino deve essere libero di poter fare tutto ciò che vuole, di poter pensare ciò che vuole, di poter scrivere ciò che vuole, di poter dire ciò che vuole, di poter professare il credo, la confessione religiosa, l'ideologia che preferisce. Bene, l'altro aspetto importante che voglio toccare in questo rapidamente, molto rapidamente in questo video, è il rischio che Mill ha profetizzato in un certo senso, di cui lui era ben consapevole, il rischio che quanto più una società diventa potente dal punto di vista tecnologico, tanto maggiore è il rischio che gli uomini, diciamo così, cadano vittime del conformismo. Quindi Mill lega il conformismo al potere tecnologico della società. E qui egli fu buon profeta. Se noi pensiamo a come i mezzi di comunicazione di massa, come la pubblicità, come le tecniche di persuasione abbiano oggi un ruolo determinante nel condizionare le idee degli esseri umani, possiamo dire tranquillamente che John Stuart Mill aveva colto molto bene il rischio legato a un potenziamento della società, un potenziamento dei mezzi tecnici che una società può utilizzare e che può utilizzare soprattutto il potere politico per ottenere appunto i suoi fini, cioè il consenso delle masse, carpito in un certo senso attraverso un istupidimento collettivo, attraverso il bombardamento costante, continuo di idee semplici ed elementari, tanto semplici ed elementari quanto false, allo scopo di uniformare, ecco, il comportamento delle persone. E questo per John Stuart Mill equivale ad una cancellazione della libertà. E se noi appunto leghiamo la libertà al pensiero critico, leghiamo la libertà alla capacità di approfondire ciò di cui si discute, la capacità di comprendere a fondo la complessità della realtà. Bene, se la libertà comporta queste abilità, comporta questa capacità, nella società contemporanea, caratterizzata dal conformismo di massa, caratterizzata dalla assoluta stupidità dei programmi televisivi o delle proposte pseudoculturali che vengono offerti alle masse, per fini esclusivamente di consumo, di controllo dell'opinione, allora capiamo bene come già nel 1859, quando Mill scrive il suo saggio sulla libertà, egli aveva visto giusto, era stato buon profeta dei tempi attuali.